quando si parla di digitalizzazione e si parla di rinnovo tecnologico vengono in mente due robe, no? In particolare. Uno, che della digitalizzazione ne parliamo da 20 anni, che poi non abbiamo capito bene in tanti ambiti cosa vuol dire. E poi il rinnovo tecnologico, perché poi la domanda subito dovrebbe, ma con quali soldi lo facciamo il rinnovo tecnologico? No? Per fortuna qualche risposta c'è in entrambi gli aspetti. Uno legato a quello, diciamo, della digitalizzazione. È ovvio che adesso più che mai, quando si parla di digitalizzazione in ambito sanitario e oncologico in particolare, non si parla solo dell'adozione di nuove tecnologie, poi qualche esempio ve lo farò, ma abbiamo anche delle innovazioni che devono essere per forza, grazie alla digitalizzazione, delle innovazioni di carattere organizzativo, quindi sempre di più la cosiddetta integrazione ospedale-territorio, che non se ne parla mai abbastanza, mai se ne parla come adesso, adesso probabilmente più che in altre situazioni è ancora più difficile farla, al di là dei fondi e delle iniziative legate al PNRR. I dati ci sono, ce ne sono tantissimi, la Regione Piemonte è una delle regioni che a titolo importante può fregiarsi di una delle regioni che ha i dati, diciamo, sanitari più strutturati a livello italiano, perché poi bisogna leggerli, e quindi il discorso del data manager piuttosto che gli strumenti a supporto della lettura dei dati diventa fondamentale. È chiaro che poi questa partita, che sia l'innovazione di carattere organizzativo piuttosto che puramente tecnologico, deve essere supportata tutto da un sistema di infrastruttura informatica che diventa sempre più fondamentale. È chiaro che avere degli applicativi sempre più integrati, adesso si parla tanto, ormai da tanti anni si parla del fascicolo sanitario elettronico, ma è ovvio che nel momento in cui il fascicolo sanitario elettronico viene alimentato in maniera consistente e strutturata di tutte le informazioni anche in ambito oncologico, è chiaro che le terapie, le diagnosi, comunque il percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico, che magari inizia in una struttura, prosegue in un'altra, per poi magari cambiare anche azienda, riesce a essere monitorato e gestito in una maniera ottimale nei confronti del paziente.